Ci sono atlete che raggiungono la maturità in un periodo precoce dell'attività sportiva, c'è chi ci arriva invece relativamente tardi. Così è per Sara Hector, la quale, alla soglia dei 30 anni, ha maturato una sciata calibrata tra la consueta potenza e combattività e una precisione di linee e scorrevolezza nuove che la stanno rendendo la nuova regina del gigante. Vittoria numero 3 della stagione, la quarta in carriera, ipoteca la coppa di specialità al sesto gigante su 9 della stagione in corso. La pista Erta di Plan de Corones è davvero la più bella pista di gigante della Coppa del Mondo. Tecnica, contropendenze, ripidità e cambi violenti di luce tra la prima e la seconda manche in diversi tratti della stessa. Dietro alla svedese, a soli 15 centesimi Petra Vlova, seconda, terza, la francese Tessa Bourlet, vincitrice lo scorso anno, 52 centesimi. Per 5 centesimi ancora un piazzamento ai piedi del podio per la nostra Federica Brignone. Per la terza volta in stagione, quarta, ottima, quindi forse meno il suo morale. È la quarta volta di fila, cioè quasi di fila che arrivo quarta, sempre a centesimi, mi piacerebbe magari essere sul podio, spero che arrivi al momento giusto a sto punto. Settima Marta Bassino, che era regolarmente sul podio nel gigante della gara italiana nelle precedenti edizioni. La leader della generale Michaela Schifri in quinta si fa avvicinare a soli 17 punti di distanza dalla slovacca Vlova. Delle altre 5 giovani azzurre nessuna era riuscita a qualificarsi alla seconda manche. Adesso l'ultimo fine settimana di gare preolimpico, che sarà dedicato alla velocità con la tappa di Garmisch.